secondi. Una decina, sì, una decina di secondi e siamo. In realtà siamo già in diretta, abbiamo capito questa cosa, però noi aspettiamo 10 secondi perché il YouTube lo capisca. Quindi quando vuoi, Barb, puoi andare. Va bene, sono passati secondo te 10 secondi? Sì, ci siamo. Siamo live. Va bene, sì, ci buttiamo pensando che tutti siate connessi e che ci vediate tutti. Quindi buon pomeriggio ed eccoci qua ad un altro appuntamento, ad un'intervista con Michele Palazzi. Ciao a tutti. Michele Palazzi, che è un mio ex compagno di classe alla scuola romana, che è il vincitore del WordPress Photo ed è coordinatore didattico alla RUFA. Di fotografia, Di fotografia, allora, sì, tutto nell'ambito della fotografia. Allora, Michele, io inizio con una domanda direttamente, e la domanda è su questo tema centrale dei tuoi lavori, il tema dell'identità, ok? Come è cambiato il modo di raccontare dell'identità oggi nell'ultimo dei tuoi progetti, in Finisterre? Allora, diciamo che consapevolmente o non consapevolmente, l'identità è sempre stata una delle tematiche della mia ricerca fotografica, cioè inizialmente inconsapevolmente andavo a cercare dei luoghi, dei posti, parlo dei progetti precedenti al Portogallo, dove andavo in un certo senso a ricercare, ad indagare le origini dell'umanità cercavo, quindi magari per esempio ho fatto un progetto sul nomadismo, cioè sui nomadi in Mongolia, nel deserto del Gobi. Beh, il nomadismo è una delle prime fasi della civilizzazione, quella che ha preceduto, diciamo, i popoli stanziali. Quindi se uno vuole andare in un certo senso ad indagare chi eravamo prima di essere stanziali, eravamo nomadi. E incontrare questi nomadi in un certo senso può essere un modo per andare indietro nel tempo. Questo percorso qua, quando ho lavorato in Mongolia, è stata una consapevolezza che mi è arrivata col tempo, in un certo senso. È una vera e propria ricerca della mia identità, non avendo delle forti radici familiari, eccetera, cioè, ho deciso di però, diciamo, no, non sono molto legati al territorio dove sono nati, non sono di Roma, eccetera. Ho sempre voluto indagare questo e non avendo, appunto, non potendo andare nel paese natio di mio padre o di mia madre, sono andato a cercare in quell'episodio in Mongolia le origini, le radici dell'umanità più che le mie, che includono tutti, in un certo senso, pure le mie. Successivamente ho lavorato con una maggiore consapevolezza, cioè ero consapevole della ricerca che stavo facendo, che una delle mie domande, uno dei miei punti interrogativi era un discorso sull'identità mia e sull'identità dell'uomo. Successivamente, diciamo, ho lavorato in maniera sempre di progetti documentari intorno a questo tema, quindi in un certo senso c'era anche la notizia giornalistica nelle mie storie, insieme a questa mia ricerca personale. Successivamente, col progetto del Portogallo, ho deciso di lavorare semplicemente come tematica principale su un certo discorso di radici, di origini e di identità. In un certo senso anche, diciamo, un'identità geografica e politica. In quel caso, quindi, nel Portogallo, per la prima volta, non avevo motivazioni giornalistiche, Finisterre, il progetto, non avevo motivazioni giornalistiche per portare avanti quel lavoro. Le uniche motivazioni che avevo erano motivazioni di ricerca personale, in un certo senso. Quindi le uniche giustificazioni alla storia erano i miei pensieri, la mia ricerca e le mie necessità, in un certo Va bene, benissimo. Adesso vogliamo continuare con un'altra domanda. Giulia. Non ti preoccupare, allora, diciamo che tu hai accennato al fatto che sei un documentarista, no? Quindi nasci come documentarista, però quanto conta l'apporto dei testi di Finzione, finzione come dal libro di Daniele. di Daniele Borges, per raccontare anche gli aspetti più drammatici della realtà, come la crisi economica del Sud Europa? Io faccio sempre un lavoro grosso, soprattutto appunto in questi progetti più personali, un lavoro grosso di ricerca. Ovviamente
cerco di accompagnarmi da vari testi, soprattutto nella fase di processo creativo. Cioè, mentre produco il lavoro, o scrivo io dei testi, o cerco dei testi che possano funzionare all'interno del progetto, e nelle varie fasi del progetto anche questi testi cambiano, vengono modificati, vengono abbandonati, eccetera, eccetera. Diciamo che la domanda era il rapporto tra testo e fotografia. Sì, sì, tra i testi che poi tra l'altro sono quelli appunto che diciamo di funzione dal libro di Daniele, no? Ecco, che sono interessantissimi. No, interessante anche nominare Borges perché è stata una delle reference che ho utilizzato. Ovviamente quando parliamo di docufiction, diciamo nella parte letteraria, cioè un bagaglio immenso di autori, però Borges è stato uno di quelli che mi ha interessato di più, perché Borges, diciamo, quello che mi interessa molto più è che quando scrive crea un intero mondo, e a te sembra, quando leggi un suo racconto, a te sembra di vedere uno che lui ti racconti solo un piccolo spaccato di mondo, che però continua al di fuori della sua storia. E mi interessava molto come processo creativo per la docufiction, perché credo, ritengo, e questo lo insegnano autori molto più importanti di me sicuramente, che quando uno vuole creare una storia di fiction è molto importante che almeno nella sua testa, nella sua ricerca, questa storia, questo mondo sia in un certo senso creato a 360 gradi. Un esempio un po' banale può essere sicuramente Il Signore degli Anelli. Nel Signore degli Anelli noi vediamo, ci sembra di vedere solo un piccolo periodo di questa storia immensa e infinita che continua nei secoli e nei millenni. È continuata ultimamente con il Trono di Spade. Assolutamente. Ecco, pure quello. Cioè, ti creo un mondo tanto vasto, tanto ampio, tanto coerente, nel quale risulta molto più facile per il fruitore, per colui che guarda le immagini, risulta molto più facile a credere a questa fiction, a questa menzogna, se è costruita con estrema serietà e complessità. Non vuol dire, a mio avviso, che sia obbligatorio esplicitarla questa storia. Quindi per me è molto importante farsela, raccontarsela, diciamo, nel proprio percorso creativo, poi da progetto a progetto, quanto esplicitarla nel dettaglio, a mio avviso, è secondario. Nel caso del libro di Daniele, diciamo, a me interessava tantissimo, più che il senso biblico, mi interessava moltissimo alcune parole chiave che conteneva quel testo, alcune parole chiave arcaiche ed eterne, cioè si parla di re, si parla di oro, si parla di distruzione assoluta o di edificazioni enormi. Diciamo, la retorica di quel testo, quelle parole chiave che vedevo all'interno di quel testo mi riportavano a un'atmosfera eterna, senza tempo, che è un pochetto la ricerca che ho, quello che ho cercato di ottenere in questo progetto. Non voglio che il mio progetto abbia un lasso temporale specifico. Questa è una foto del 2015. Vorrei, e per questo cioè, c'è una forte presenza anche di geologia, diciamo, di roccia, per il suo senso di eternità. Questo senso di eternità, a mio avviso, nella retorica del libro di Daniele funzionava molto bene, ovviamente pure collegata con la religione cattolica molto presente in Portogallo. Tutte le reference, non tutte, molte delle reference che cercavo ovviamente erano riguardavano in un certo senso la storia del Portogallo, l'identità del Portogallo. Infatti c'è un famoso intellettuale portoghese, di cui adesso non mi sovviene il nome, mi ricordo che è un prete, ce lo perdoneremo, che ha reinterpretato il libro di Daniele da un punto di vista come se, diciamo, il libro di Daniele in un certo senso fa anche delle previsioni non apocalittiche, forse non definirei apocalittiche, fa delle previsioni, diciamo, in cui nel mondo si succederanno vari imperi e l'ultimo impero sarà l'impero di Dio. Bene, secondo questo autore, che poi magari vi segnalo, portoghese più o meno del 1600, l'ultimo impero dell'umanità, quello che è più vicino a Dio,
era il Portogallo, sarebbe stato il Portogallo. Quindi pure questa chiave mi interessava per riportare qualcosa che parla di Mesopotamia, riportarlo, iniziare a trovare un anello che lo riportasse in Portogallo. Hai citato Vargas oggi con noi, che comunque sia come nelle reference più volte nelle interviste del tuo progetto, e visto sono brave. E Borges ci dice che esistono vari livelli di realtà che magari in letteratura è più semplice raccontare. Tu come affronti la difficoltà di raccontarle quelle immagini? Sono d'accordissimo che esistono vari livelli di realtà. Diciamo, come primo pensiero concordo con te che nella scrittura è più semplice, però in un certo senso, pensandoci in un secondo tempo, forse il fotografo, anche lavorando per frame e avendo il pieno controllo di quello che mostra, in un certo senso può creare una realtà di fiction, quindi una finta realtà, tanto credibile quanto quella testuale, forse in dei casi anche più credibile. Se io ti dico Cuberta, che... scusami? Ci diamo Von Cuberta. Siamo Von Cuberta, di noto, il grande autore. Esatto, assolutamente. Quindi, se io ti scrivo una lettera e l'ho visto un alieno, o ti faccio vedere una foto di un alieno, poi ovviamente con la post-fotografia il concetto di realtà della fotografia cambia molto, sì. Giustamente viene messo in discussione, però forse credi più all'immagine, o comunque ti convince proprio l'immagine della lettera in cui ti dico che ho visto, che ho incontrato un alieno. La fotografia, in un certo senso, permette, forse, di lavorare in maniera estremamente forte sulle atmosfere, di creare delle nicchie di realtà, degli piccoli sprazzi di realtà, metterli insieme e, a mio avviso, creare una storia credibile. Forse non parlo della mia, però ci sono tantissimi lavori più credibili e più veri della realtà, in un certo senso. Non vorrei allontanarmi troppo dalla domanda, però credo che vorrei citare un Vangelo apocrifo, si può? Puoi farlo. Ci dicono, scusami, ci segnalano a meno di non essere Orson Welles. Allora, nel Vangelo apocrifo di Filippo, no, non sono un teologo, è proprio, conosco solo quello, diciamo, c'è questa frase, ovviamente è una citazione di Cristo, delle parole di Cristo. La interpreto, cioè nel senso non so. Licenza poetica. La realtà, la verità non è venuta nuda a noi, ma attraverso simboli e metafore. Non potremo percepirla in altro modo, diciamo, detta a reinterpretare la palazzo, per quello più o meno il discorso. E io credo tantissimo a questo. Se io ti devo dire una verità, e soprattutto una verità assoluta, l'assoluto è come parlare di infinito, no? È come parlare di universo. Come faccio a descriverti l'universo? Come faccio a fotografare l'universo? Come faccio io a farti avvicinare al concetto di infinito? Solo attraverso simboli e metafore. Non posso fotografare l'infinito. Posso renderlo metafora, renderlo simbolo. E secondo me è verissimo che in un certo senso, come primo approccio sulla scrittura, è più facile, però secondo me la fotografia può essere un ottimo mezzo per dire verità attraverso la finzione, attraverso la fiction, o dire verità attraverso le bugie, in un certo senso. Assolutamente. Cioè, devo continuare? Se vuoi continuare, continua tu, vai. Allora, stavamo ragionando mentre pensavamo alle domande da farti, è che in ogni racconto di una crisi o manifestazione della crisi, in realtà ci sia anche il punto di risoluzione, una possibilità di riscatto già presente nella rottura. Tu l'hai vista mentre facevi le foto per Finisterre? Ti rigiro la domanda, secondo te l'ho vista? Sembra un progetto speranzoso. Beh. No, guarda,
Non mi sembra neanche, ma forse anche al di là del progetto, ce lo puoi dire. Cioè, sì, sì, assolutamente. Tu hai raccontato questo, ma se comunque l'hai visto, perché è la mi diciamo sembra che... nemmeno un progetto tragico, devo dire. Diciamo che a mio avviso stiamo entrando in un terreno minato perché stiamo per parlare di politica. Non ti preoccupare, ce l'aspettavamo, siamo preparate. Allora, io non ho molta fiducia sulla direzione che sta prendendo l'Occidente. Occidente inteso come nato, diciamo, no? Sì. A mio avviso, parlando di una bellissima canzone dei CSI, Occidente, e ne parla in questa canzone come un animale malato e morente, sporco di sangue, di sensi di colpa, vecchio, avido. A mio avviso, mentre l'Occidente, va detto, con tutti i crimini enormi che ha fatto nella sua storia, però è stato un fulcro della cultura, ha portato l'Europa, ha dato tantissimo dal punto di vista culturale e storico, tanto ha dato di cultura quanto ha dato di distruzione e morte, ovviamente. Ad oggi, a mio avviso, ha perso persino questa eccezionalità, diciamo, questa particolarità. Sinceramente, se io voglio vedere un mondo speranzoso, è un mondo in cui la NATO, l'Occidente, col suo senso di superiorità, passa la palla a qualcuno. È finito il nostro turno, a mio avviso. Quindi le risposte positive nel futuro, personalmente, per la mia visione, non le cerco in Occidente, non le cerco nella politica occidentale, dove le cerco non lo so, però non là. Forse, e questa è la mia personalissima opinione, è perché magari parlo un po' più nello specifico dell'Italia, quindi ti sto rispondendo a livello politico, a un certo punto lanciatemi fuori. Sì, non ti preoccupare. Preparati. È che noi i nostri punti di crisi in qualche modo non li abbiamo mai affrontati, li abbiamo messi un pochettino da parte e siamo andati avanti, un pochettino per quello che è successo storicamente e un pochettino per indole, spero di no. Mentre tu con il tuo lavoro, il punto di crisi, i vari punti di crisi, che siano appunto di identità o di crisi economica, li sei andato a affrontare faccia a faccia con il tuo linguaggio. Ma non ti ho risposto completamente alla domanda precedente, perché la mia risposta dovrebbe essere un'altra. La mia risposta è: non credo nell'Occidente, non credo nella NATO, non credo in questi grandi potentati e la direzione che stanno prendendo. Allo stesso tempo, dal punto di vista più culturale che politico, io credo, ecco, quello sposo completamente, credo moltissimo in una cultura mediterranea, con la quale appartengo, non superiore a nessun altro tipo di culture, semplicemente quella a cui appartengo, e sinceramente ispirarmi alla cultura indonesiana avrebbe un po', cioè nel senso potrebbe essere interessante, però sarebbe un po' una forzatura, in un certo senso, almeno io la vedrei un po' come una forzatura. Quindi quello che ho fatto in Portogallo è verissimo, è stato più che altro una ricerca anche di dignità, attraverso la storia, la stratificazione della storia, che è un elemento che l'Europa, soprattutto l'Europa mediterranea, è fortissimo. Se devo dire cos'è il Mediterraneo, sono mille popoli, mille culture, mille religioni, una sopra l'altra, stratificate nei secoli. È divertentissimo quando si parla, per esempio, di genoma latino, inteso come latino dell'impero romano, diciamo, della Roma repubblicana imperiale. Non ha senso ovviamente parlare, è proprio in un genoma diciamo completamente misto l'identità del Mediterraneo, certo. E nel mille culture, però allo stesso tempo mi riconosco più nello sguardo di culturalmente, ovviamente non sto dando priorità, diciamo, è un mio interesse, mi riconosco di più nello sguardo di un magrebino che nello sguardo di americano, sinceramente. E credo come un musulmano concepisca la religione molto più vicina a come la concepite, però come ho conosciuto io la cultura religiosa rispetto a come un Bolsonaro vive l'evangelismo, decisamente, o come gli americani vivono il protestantesimo, diciamo, mi sento molto più lontano da quello, eppure da un certo vista proprio
di rituali e di gestualità. Siamo cugini, c'è poco da fare. E secondo me quello che sbagliamo, in un certo senso, quello che viene, è un termine orrendo, poi molto usato da destra, però lo dirò uguale, un autorazzismo del sud Europa, ma noi non paghiamo le tasse, noi non ci meritiamo un'identità, non ci meritiamo, in Olanda fanno foto bellissime, ci sono festival, a Parigi fanno foto bellissime, ci sono festival, cosa verissima perché lo Stato sbora, capito, sì, che ha bisogno, sì, di cultura, e ovviamente sottoscrivo. Allo stesso tempo l'estetica, il linguaggio estetico, iconografico, mediterraneo, beh, non è inferiore sicuramente ad altre culture, ad altri linguaggi, ma proprio nella sua storia è ridicolo pensarlo. Cioè, noi quando vediamo, senza consapevolezza, quando vediamo al WordPress foto la mamma che tiene in braccio al bambino, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cultura mediterranea, cioè un'iconografia, sì, sì, che appartiene molto più a me che al WordPress foto sicuramente. Anzi, la cosa, diciamo, in un certo senso negativa di questo tipo di premi è che forse non c'è neanche una totale consapevolezza di come questa iconografia sia, in un certo senso, totalmente ispirata da una cultura mediterranea. Certo. Non per tutta la fotografia, tutta l'iconografia mediterranea, ovvio. No, però diciamo che l'iconografia in qualche modo, si può dire, nasce qui. Lì. Sì, 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 qui, e in un certo senso ovviamente non possiamo dimenticare i nostri cugini ortodossi, ai quali hanno creato le icone, sì. Assolutamente, a mio avviso, dal punto di vista, ma pure la religione ha aiutato tantissimo, no? In un certo senso. Non è un discorso politico, nel senso, hanno pure bruciato un po' di persone. I nostri amici della Cameretta Chiara ci dicono aridateci Alberto Angela, quindi e io con questo commento passo la palla a Giulia. Sì, Loredana però nel frattempo ha anche commentato massimo rispetto per citazione CSI. Bravo. Non volevo dare la vecchia che ha commentato, No, assolutamente. Non preoccupare, Michele, va tutto bene. Sono sicuro che è giovanissimo. Va bene. Assolutamente. Noi... il commento su Gilda prima è stato fatto in camera. Vai, Giulia, scusa. No, figurati. Mentre, insomma, ci preparavamo per intervistarti, ci siamo chiesti, oltre al tuo lavoro, insomma, specifico e di cui appunto ci hai già parlato, da documentarista, un po' come se ti sei chiesto come si possa raccontare l'eccezionalità del momento che abbiamo vissuto e che alla fine stiamo ancora vivendo, perché insomma, diciamo, di produzione fotografica in questi mesi ce n'è stata veramente tantissima e insomma è stata anche una bella discussione, no? Capire come si è affrontato il discorso, se si poteva fare diversamente, se si è fatto in maniera ridondante, se non si è fatto abbastanza, insomma, ci chiedevamo un po' tu cosa ne pensavi e se in realtà hai pure avuto delle idee. Anche cosa hai visto, aggiungo, facendo tu comunque sia il docente, da parte di chi è... Tanta frustrazione. Ecco. Le lezioni online non sono apprezzatissime. No, è una domanda molto, molto difficile, quindi... dirò cazzate sicuramente, però... Noi ti volevamo mettere alla prova, infatti. Allora, innanzitutto parlare di... noi non abbiamo idea di che sta succedendo, a mia vita. Soprattutto adesso stiamo scherzando, ridendo, la recessione economica più grande nella storia d'Italia del dopoguerra, non se ne parla più sui giornali, i media, è stato dimenticato, ce l'abbiamo fatta, siamo stati uniti, abbiamo festeggiato il balcone, è posto così. Non pensiamo tanto a dove vanno i finanziamenti, che i pochi finanziamenti, è preoccupante questa velocità a dimenticare, quindi sicuramente la tragedia umana e sicuramente, cioè, pure per me l'Italia ha avuto una reazione umanista, diciamo, quindi di questo orgoglio, però gli effetti economici che avrà soprattutto sulla classe media questa crisi è, a mio avviso, da fotografo, insomma, economista, da figlio di economista. Attenzione! che è come dire nulla. È che dobbiamo ancora capire che andremo a vivere, quindi non so. Poi ovviamente, prima foto di strade vuote, a me non interessano personalmente per il mio
io credo, mi hai dato del documentarista, mi stai dando il documentarista, diciamo, sui generis, nel senso che penso che i documentaristi mi stanno, cioè mi tirano le madonne, perché obiettivamente la ultima le quindi... tirano tutte di noi. Sì, infatti, sono un po' giornalista. quindi non so che sta succedendo, ok? Le strade vuote non interessano. Dal punto di vista documentario, che ho visto che mi interessa, sicuramente ho due immagini che, molto interessanti e di cui l'autore o non lo so, comunque è relativamente secondario, e questo è un discorso importantissimo per ragionare su cosa è la fotografia oggi. La foto dei camion militari che passano San Sbaglio a Bergamo, fatta da un amatore col cellulare, e quella è la foto del coronavirus quasi mondiale, perché comunque io parlerei più, o comunque quello quando l'Occidente iniziava a capire che riguarda pure noi, e molto forte, fatta da tanti fotografi, però da poca distanza, diciamo, è il Papa Francesco a San Pietro. Quindi immagini singole. Ho visto, secondo me il lavoro più interessante, devo dire che non apprezzo moltissimi lavori dove si va a contrastare la signora anziana, malata, che probabilmente avrà molte idee, non solo te la faccio vedere, non solo cerco la smorfia in volto, contrasto pure l'immagine, cioè, mi sembra un appesantire la pesantezza che è tipico del fotogiornalismo, a me personalmente sembra proprio un controsenso, cioè, non mi interessa, non è il tipo di fotografia che mi riguarda. Devo dire che ho visto il lavoro, la produzione del progetto, non quello pubblicato, proprio il dietro le quinte di Lorenzo Meloni, che ha fatto per il Time sul coronavirus. Devo dire che a mio avviso, personalmente, è il lavoro che ho apprezzato di più. Poi non so se la pubblicazione del Time ha rispettato la linea che piaceva a me, in un certo senso. Se sempre vogliamo parlare di documentazione o fotogiornalismo, Maioli ha fatto un lavoro forte, sicuramente. La Sicilia sta sulla regione con il minor numero di casi di coronavirus, e forse questa forza, però ho visto le immagini pure al nord, cioè comunque è un lavoro valido, però per il resto a me interessa, cioè nel senso, che foto fai vedere a tuo figlio? Le foto del New York Times? Io gli faccio la foto del San Pietro da sola, la foto di casa, la guerra in Iraq, a me non mi viene un'immagine sola, Abu Ghraib, le torture dei soldati americani ai prigionieri, punto, quello, non, cioè, ma non c'è una foto di un fotogiornalista, e probabilmente ci saranno foto di fotogiornalisti che entrano nella storia, non lo so, a me interessa, per me il fotografo, soprattutto oggi, e ovviamente nessuno si sente offeso, soprattutto i fotogiornalisti, deve essere un essere pensante più che un esecutore, deve interpretare la realtà e deve dare, a me non interessa la realtà, perché poi non mi fido, vedi, tizio X mi racconta la verità, e io perché non mi fido di nessun giornalista, in realtà mi devo fidare di fotogiornalisti, io mi interessa l'interpretazione della realtà, il punto di vista sulla realtà, come tu traduci la realtà, come la racconti, quello per me è un discorso, e da quel punto di vista devo dire, forse, ecco, un lavoro interessante da questo punto di vista, non ne ho visti tantissimi poi, non è che mi sono stufato dopo una settimana di guardare foto, i temi del coronavirus, però sicuramente la verità. Cioè, è un approccio molto interessante, mi ricordo delle mascherine per terra, cioè, comunque ha cercato un linguaggio, ha cercato, come dicevamo, la realtà non è venuta nuda. Quello che ha fatto Dagatà, a differenza dei fotogiornalisti classici, non ho nominato quelli che non mi piacciono, diciamo, quindi... No. Sei politicamente corretto. Abbastanza, per ora... L'obbligo non avere un nome. Quindi, se io ti voglio far capire cosa è stato questo, simboli e metafore, non mi puoi documentare la donna anziana che muore con la mascherina. Cioè, ma lasciala in pace, ma che porti, che contenuti porti, che interesse c'ho io? Perché, almeno io, ne ho viste tante poi le morti, cioè, uno più, uno meno. Invece San Pietro vuota, è un simbolo, è una metafora di quello. Questo è quello che interessa a me, non sto dando giudizi,
noi questo ti abbiamo chiesto. Sì, sì, no, assolutamente. Non voglio dire che il fotogiornalismo, cioè quello l'ha detto la sonda, però diciamo, questa cosa sì. Avrebbe detto adesso, anche l'altra volta l'ho detto questa cosa. Beh, sarebbe stata scandalizzata. È peggiorata, diciamo, da come era quando Sì, sì. E noi abbiamo un'ultima domanda prima di passare alle varie domande che ci sono arrivate dal pubblico, diciamo così, e cito Robert Adams che ci dice che ogni fotografo non è mai soddisfatto delle sue foto e che per questo fotografo affermato anche ha un debito con le foto di qualcun altro. Il tuo debito a chi lo riferisci? Con chi pensi che sia? Allora, per me non ti direi un fotografo, innanzitutto, cioè come primo nome. Ti direi il fotografo di cui abbiamo parlato prima. Però, okay. A livello di priorità, a me non interessa se fai le foto, balli, fai le performance, fai il cinema, per me è veramente secondario. Hai qualcosa da dirmi? Quello che mi dici mi arriva, mi comunica, cambia qualcosa entro me, ho un processo di crescita. A me devo dire che sicuramente quello che un pochetto mi ha fatto guardare le cose da un punto di vista diverso, ma non posso banale, però da adolescente, eccetera, è stato Fabrizio De André. Io devo moltissimo a Fabrizio De André. Poi, infatti, iniziando il mio percorso, nelle mie prime foto cercavo gli ultimi, cosa che adesso non interessa in maniera secondaria, però cercavo sempre gli immaginati di raccontare questa realtà. Nell'antologia di Spoon River, quando c'è appunto una poesia sul fotografo che aspetta che il giudice storca l'occhio, prima strabico, riesca a mettere dritto l'occhio, poi gli urla qualcosa, lo distorce e scappa. Quindi, scusate, lo devo citare. E poi Tarkovsky devo tantissimo, Pasolini devo tantissimo, Alexot ora mi scende la lacrimuccia. Io adoro Jim Goldberg, Robert Frank per me è stato un genio, vabbè Selimani, di contemporanei io non guardo, cioè guardo tantissime fotografie per lavoro. Però diciamo che l'ultimo progetto che sto facendo, che è sull'Italia, spero che non apriamo quel discorso, magari per qualche anno, perché devo ancora mettere a posto delle cose. Le reference Schiller, punto. Poi non c'entra niente con Schiller, è vero, però il giallino della parete, dello sfondo, dei ritratti che sto usando, l'ho pensato per il giallino dello sfondo. E quindi c'è. Ok, quindi poi... Petronio, Satiricon, capito? Cioè, veramente, secondo me, soprattutto... Allora, una cosa rischiosissima per me, per i fotografi oggi, se sono logo eroico, fammi un segno. No, prego. Vieni dopo Giorgio, che ha detto tutte queste cose velocissime in un quarto d'ora. Adesso lo guardiamo a rallenti, in 50 fps. Quindi, che stavo parlando? Delle tue reference, ti sei fermato al giallino dello sfondo. Poi stavi caricando su qualcosa, stavi per sparare una roba grossa. No, dicevo semplicemente che sì, che è vero, che secondo me quello che guardi ti influenza, volendo o non volendo. Io vedo tantissimo, e ovviamente non è una coincidenza, l'estetica Netflix, cioè l'estetica dei film fiction, più che altro serie televisive Netflix, con l'utilizzo delle luci, con l'utilizzo dei colori. Perché le sigle sono tutte uguali. Scusa. E quindi per me è molto, cioè bisogna stare molto attenti. Questo è un discorso un po' più, diciamo, ha influenza più gli amatori Netflix, però vedo anche molti fotografi bravi in gamba che adottano la fotografia contemporanea degli altri, in un certo senso. In tutto il mio lavoro, non sto dicendo che ci sono in grado, che ci riuscirò mai o che ci sto riuscendo, è sul trovare un linguaggio. A me interessa il linguaggio. La forma e la sostanza, sempre citando, questo è per tua mamma. Quindi il linguaggio, l'estetica è contenuto, ovviamente,
non fine a se stesso, quando non è fine a se stesso, una foto bella a se stesso non ha senso. Però ci sono bellezze e bellezze, ci sono utilizzi della luce, e quello è contenuto a mio avviso. È un modo di vedere le cose, è veramente portare dei contenuti, portare un linguaggio nuovo, è portare dei contenuti. Ecco, un pochettino noi italiani, avendo istituzionalmente 0 euro, a differenza del resto d'Europa o comunque dei paesi, eccetera, cerchiamo un pochetto di guardare che fanno i nord europei, cosa giustissima. Prima di guardare l'ultimo, guardiamo se Caravaggio, cioè nel senso, forse partiamo pure da cosa, boh, non, se non vuoi sembra sovranista. No, però è esattamente quello che succede, secondo me almeno, nei tuoi progetti, cioè tu vai a vedere a quello che c'è prima per parlare di quello che succede ora. Assolutamente, e il tentativo è quello, diciamo, poi decidere se c'è un... Io l'ho visto, sì. Mi ci sono intrippata tutto l'altro pomeriggio, che stavo così. E vogliamo proseguire, che abbiamo avuto un sacco di domande. Facciamo in ordine cronologico. Allora, la prima domanda è: perché sei così magenta? Voi che lavorate con la luce non siete riusciti a mettergliene una fatta bene? Sono... perché non lasciate casa da 4 mesi? Ci mancherebbe, riflettente Michele. Allora, la prima domanda era arrivata nel momento in cui parlavamo dei testi, del perché alcuni testi ispirano i tuoi progetti, e quindi la domanda è: questo è interessante, come cerchi i testi che ti accompagnano? Hai un'idea precisa o i testi stessi ti capitano? Me li faccio capitare, risponderei così, nel senso inizio a bazzicare intorno a quello che potenzialmente mi potrebbe interessare. Sicuramente, per esempio, poi il libro di Daniele, nel libro di Finistère non c'è quel testo, c'è un altro testo, per esempio, quindi cioè, è un discorso veramente intercambiabile, e io faccio uscire i lavori, o almeno parte dei lavori, anche quando sono in corso d'opera, quindi diciamo ci sono pure delle incoerenze all'interno. Però diciamo che secondo me appunto, se guardi un film c'è una citazione che ti interessa, vai a capire da dove viene, a che autore, a che libro è stato ispirato quel film, magari c'è un libro che è ispirato, ti leggi quell'autore, o un fotografo che ha parlato, ha scritto i testi, oppure li scrivo io. Per esempio, nel Portogallo io cercavo un testo retorico. Retorico, dove vado a cercare? Forse non nella poesia criptica, no? Nel cerco in altri. Quindi ho immaginato retorico, cattolicesimo, vediamo se la Bibbia, se qualche portoghese ha lavorato sulla Bibbia. Bene, come si chiama? Non mi viene. Vabbè, sto breve. Scritto del libro di Daniele, vediamo che ha scritto. In questa interpretazione del libro di Daniele il Portogallo avrà il più grande futuro immaginabile. Interessante contrapporre un testo in cui il Portogallo ha il più grande futuro immaginabile con queste immagini distopiche di abbandono e in un certo senso sempre buie, cupe, eccetera, eccetera. Cioè, giusto Carlotta, ovviamente di buon umore il lavoro. Vero, perché in realtà noi l'abbiamo percepito. No, non lo vedo proprio distruttivo. No, hai ragione, però, dicendo quel discorso del Mediterraneo, di una ricerca linguistica di identità, è vero che è l'aspetto positivo, diciamo. E fra l'altro ti lancio così una mini chicca io adesso, perché Alex Ott, che ho citato Robert Adams non a caso, in realtà... la citazione di ieri, praticamente. Sì. cioè, va bene, comunque l'ho elaborata perché mi ha colpito tipo mazzata. Parlando del lavoro che lo ispira, si è riferito a Robert Adams, a Summertime Nights. Summer Nights. Pure Tarkovsky ha tra le reference sopra. Diciamolo. Facciamo così. Però parlando appunto dell'ispirazione che trae da Robert Adams, dice: però c'è tanto di lui, però c'è anche Breaking Bad, e io non credo che Breaking Bad sarebbe piaciuto a Robert Adams. Quindi è bellissimo. No, è vero, allora non parliamo di estetica, di fotografia, di immagine.
l'Inved, come racconta la società americana, dove se è un tumore devi spacciare metanfetamine, cioè è molto, è veramente delle serie degli ultimi 10 anni. Io non sono un maniaco delle serie, però è probabilmente una, io adoro Ian Pope per le serie, però Breaking Bad probabilmente parla della società americana come nessuno ha il coraggio di fare, e è molto interessante perché è una serie non sul tizio che spaccia, è una serie sulla società americana, e però non è cioè non vuole, non esplicita la sua quanto è politicizzata, e quindi riesce pure a diventare mainstream, però è la critica più forte degli ultimi 10 anni alla società americana, sì, per la mia lettura almeno. Parlando poi di Breaking Bad, è proprio una serie, come si dice, ponte da passaggio, ma, Di passaggio. No, però Breaking Bad non stiamo parlando di... No, non ne conosco, io mi guardo i cartoni. Sono una grande fan degli anime. Grande, poi ne parliamo allora. Fatto di giganti. Grande. No, diciamo, non è una seriette, no, non, è tipo, che ne so, queste sui supereroi, Marvel e compagnia. Non è la stessa cosa. In Marvel è un prodotto di plastica. Marvel, il film Marvel o la serie Marvel... Disney, quindi... È un Happy Meal, è un panino di McDonald's senza sapore, è un prodotto di plastica. Breaking Bad non ha l'estetica di Tarkovsky, per l'appunto, non ha l'estetica di Kubrick, eccetera, però utilizza delle metafore. Io se mi dici come la società americana, per la mia esperienza, sono stato un po' di volte, eccetera, e per le informazioni che ho, io la descriverei, direi vedi di Breaking Bad. Altro, non te vede Rambo, vabbè, Rambo pure, non te vede Rocky, ecco. Eh sì. Ci sono delle altre domande, no? Sì. E l'altra domanda riguarda invece il discorso che avevamo fatto sul coronavirus, e quindi ti viene chiesto, ma tu pensi dunque, Michele, che la famosa foto simbolo sia quella dello scatto casuale di uno sconosciuto? E dunque il fotografo deve ragionare, immagino, per progetto? Lo chiedo perché è un problemaccio pure per gli scrittori. Sono assolutamente sì. Cioè, nel senso, io ragiono così, un pochettino. La prima cosa, almeno pure quando, come ai miei ragazzi della Rufa, dove insegno, ti dico, innanzitutto ci deve essere una presa di coscienza di cosa è la fotografia, se no stiamo a perdere tempo. Cioè, se io nella prima lezione ti dico cos'è la fotografia e ti faccio vedere Salgado, con tutto rispetto per Salgado, se stiamo parlando di fotografia oggi, ti faccio vedere Salgado, c'è qualcosa, ho sbagliato qualcosa. Perché ti sto facendo vivere nel passato senza che tu ne sia consapevole. Io partirei da un ragionamento di Fontuberta, di Kessels. Cioè, là, oggi, sono più le immagini che vengono prodotte che le immagini che vengono viste. Questo è il punto di partenza su cui muoversi. Ovviamente parlo di fotografia, se ho capito bene il commento, lui è uno scrittore, la persona che ha commentato, sì. Diciamo che vengono scritte più parole di quando forse più un po' precedentemente, però adesso è esponenziale. Come rispondo a questo? È questo il punto, cioè massificazione delle immagini, la produzione di immagini. Che risposta ho? Io, personalmente, la mia risposta, ma non per mercato, diciamo per come sono fatto, è vengono prodotte infinite immagini, ne produco poche. Viene fatta una fotografia velocissima, scatto sul cavalletto. Hai visto l'idea? Diciamo, cerco di comunque, sia se assecondo questa produzione di immagini abnorme, come fa Kessels, no? E riempi Kessels una stanza di un museo di tutte le foto fatte in 24 ore. Riempio il Forno Museum, a proposito di Olanda, e la riempio di fotografie scaricate in 24 ore, quindi non posso, devo acciaccarle queste fotografie per entrare in questo museo. Oppure ho un altro tipo di risposta, la mia è quella di un slow photography, cioè a me interessa più, ma non che se lo amo, lo adoro, cioè, diciamo come lavora Vanessa Winship, per esempio. Vanessa Winship per me è slow photography in un certo senso,
non me ne voglio, slow food, però Sally Man anche. Sì, Sally Man è slow. però sì, assolutamente, diciamo, una fotografia dove che si rapporti con il contemporaneo. Come ti pare? Voglio riempire il mondo di immagini? Voglio essere abbastanza estetico di immagini? Comunque deve nascere da una consapevolezza del mercato. La prima cosa che va fatta, pure per capire il proprio linguaggio e come si lavora, è un'analisi di cosa è la fotografia oggi. E non è quello che era 10 anni fa, e soprattutto non è quello che era 20 anni fa. Ma immagino, un esempio perfetto è questo qua. Il mio nuovo progetto. Faccio le foto con Google Street View. Cioè, che mi dici? Dici 10 anni fa. Nel 2010, non so più o meno quando l'hanno fatto, però nel 2010 o 13, fare un po' da per caso, fare un progetto Google Street View era un indagare, era una prima ricerca nel mondo del digitale, nel mondo della diciamo condivisione di queste mappe, eccetera, eccetera. Oggi chi lo fa? Lo può fare cioè, a me se uno studente mi dice vuole fare un progetto, super motivato. No, se un ragazzo mi dice vuole fare questo progetto, gli faccio vedere tutti i progetti che sono stati fatti. Che hai di più da dire? Che hai di diverso da dire? Qual è l'analisi? E là magari può essere, però ad oggi fare un lavoro di solo Google Street View è ragionare con la testa di 10 anni fa, cioè, non è più qualcosa di pionieristico. Oddio, è una domanda complicata, te la faccio dopo perché ci devo pensare. Allora, intanto facciamo l'ultima domanda così tu vediamo se riesci a ragionartela. Giuliana chiede, vedo che una foto rappresenta il giardino romano di Livia Drusilla, ho visto bene? Immagino abbia guardato il tuo sito o il tuo account di Instagram. Assolutamente sì, è la stanza, non si può dire, cioè, a quattro pareti, no? Sta a Roma, vicino a te, io lo definirei l'affresco più bello della storia, si affreschi sinceramente, è incredibile l'esperienza di entrare là, è molto interessante, a me interessava moltissimo, poi non apro la parentesi del progetto dell'Italia, però assolutamente sì, è la Villa di Livia, è uno anche dei primi affreschi che utilizza la paesaggistica, la natura in quanto paesaggistica come vero e proprio soggetto, diciamo precedentemente, non è il primo, è uno dei precedentemente anche i soggetti principalmente erano figure umane, animali, l'interazione in un, magari in un paesaggio di questi elementi, però non era mai il soggetto, la natura fino a se stessa, diciamo, è una delle prime operazioni di paesaggistica in un certo senso, no? Altro che Anselada. Le fotografie di palazzi. c'è un'aggiunta a questa domanda che deve arrivare, ma è inserita in Finisterre perché? È dell'affresco di Livia, sì. È un altro, è The Roman Garden, che è un progetto che sicuramente dialoga pure con il lavoro sul Portogallo, però è un progetto in corso d'opera, quindi vogliamo far vedere qualcosa. Tutto quello che volete su quel progetto, poi magari domani dico l'opposto di quello che ho detto oggi. Alla prossima intervista, lo rimandiamo alla prossima intervista. Bravissimo. Ok. Tra tipo 5 anni per me. Va bene, è uno slow photography, sì. Abbiamo detto, no? Solo una foto là. Va bene, Michele, noi ti ringraziamo tantissimo in coro per essere stato ospite di Camera Liquida. E vi siete ritrovati tu e Barbara, quindi dopo abbiamo fatto anche 15 anni, vuoi 10 anni? Non faccio la idea, e quindi ti invitiamo a tornare quando tra 5 anni per parlarci del tuo non più nuovo progetto. E poi secondo me tornerà prima di questi 5 anni, quando ci inventiamo più la sua fotografia, se il progetto tra 5 anni. Grazie mille a voi e a tutto lo staff dietro le quinte. Grazie per le persone che ci hanno seguito. Per queste fantastiche luci magenta, ovviamente. Esatto, sono la mia scelta. Grazie mille per il vostro tempo e per avermi ascoltato, per avermi stato troppo. Assolutamente no. O troppo magenta. Quello dipende. Ho un incarnato tutto tuo, tra l'altro, per cui noi ci discostiamo dal tuo magenta, ma lo rispettiamo. Tanto, no? Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao! Ciao. Okay.